Oh, buonasera, eccoci qua, puntuali, questa volta ce l'abbiamo fatta. Cominciamo con i saluti mentre la gente si collega, anche se avevo visto che c'era un po' di gente già in attesa. E allora, saluto Chris, credo di leggerlo per la prima volta, Evan Battistel, Giovanni Arpaia, Roberto De Andrea, Ninja 4. Ninja 4 che fa un commento interessante, dopo adesso lo mettiamo così dopo prendiamo spunto, visto che parleremo molto di Fratelli d'Italia, naturalmente della manovra e delle esternazioni del ministro della Difesa Crosetto, che ancora una volta si è avventurato nel commento alle politiche della Banca Centrale Europea. Ho già ricordato altre volte che io fui bloccato su Twitter da Crosetto quando lessi una delle tante affermazioni che aveva fatto a proposito delle politiche europee. E se ricordo bene, in quel caso, una cosa che lui aveva scritto su Twitter, in un tweet, era che la Banca Centrale Europea governava i tassi, non i tassi di riferimento, ma i tassi intesi come spread. E vabbè, ci torneremo perché anche questo oggetto di questa chiacchierata che ci facciamo insieme stasera, partendo naturalmente da un'analisi più approfondita rispetto a quello che avevo fatto l'altra volta, della legge di bilancio. Parleremo di saldi, ma parleremo anche un pochino di contenuti e daremo un giudizio, diciamo così, un po' politico di quanto è stato fatto con la legge di bilancio. Intanto, poiché qualcuno me l'aveva chiesto, anzi, parecchie persone l'avevano chiesto, stiamo cercando finalmente di organizzare una redazione che si occupi dell'Iran, in particolar modo, un pochino sulla base dell'esperienza ottima che abbiamo fatto con la redazione ucraina. A proposito, grazie a tutti quelli che hanno ritwittato il video che abbiamo fatto con i sottotitoli in italiano del messaggio di Zelensky. E domani abbiamo una riunione, vediamo un pochino se riusciamo a replicare quanto ho già fatto con successo con la redazione ucraina. Vi dico subito che non sarà facilissimo perché le notizie che arrivano dall'Iran sono molto frammentate, sono legate più che alle notizie di stampa vere e proprie, alla passaparola che viene fatto da coraggiosi ragazzi che partecipano alle proteste, qualche poco giornalista che le riprende e si prende la briga di verificarle. Vedremo nei prossimi giorni se riusciamo a fare servizio anche sull'Iran, che è un fronte non meno importante probabilmente rispetto a quello ucraino. Faccio partire una sigla. Sarà una sigla sull'Iran e poi dopo iniziamo con la nostra chiacchierata. Intanto vediamo se trovo la sigla perché l'ho già persa. Eccola qua, via. و امروز همان روزی است که دفتر تاریخ باز است به ناموسمون تجاوز کردند مردممون رو از ردیف کشتند ملت ما رو از ردیف رگبار بستند گلوله تو مغزشون زدن گلوله تو قلبشون زدن Thank you.
Ok, allora, ancora un po' di saluti. Ciao Ratta Bagatta, ciao Nat, ciao Francostrada, ciao Umberto, Economia Italia, consiglio di sentire Pegà per la redazione Iran. Sì, è vero, grazie Umberto, l'abbiamo anche contattata e poi magari ci sentiamo io e te. Buonasera Fabrizio Ramoino. Allora, entriamo un pochino nel vivo. Quando avevo fatto la puntata... L'altra puntata di Quanto Costa sulla legge di bilancio è rimasto abbastanza vago. Ho dato sostanzialmente un giudizio politico perché quella prima bozza di legge di bilancio, che poi è, insomma, avuto il solito ehi, ciao, ciao Marco, venendo in nello closet. Ciao anche Marco Bonelli, Forno For, e tutti quanti. Allora, avevo dato un giudizio politico, cioè avevo detto. Questa legge di bilancio, così come è stato annunciato nella prima conferenza stampa da Giorgia Meloni, è una legge di bilancio che vuole essere politica e quindi in questo senso cercare una demarcazione rispetto all'esperienza del governo Draghi, una demarcazione molto sottile in realtà, è più nella retorica che non nei fatti, però voleva dare un segnale di tipo politico. Come giusto che sia, dato che questo è un governo sicuramente squisitamente politico e non un governo politico-tecnico o tecnico-politico, a seconda del peso che vogliamo dare nei termini, e il fatto che fosse una legge di bilancio politica lo si vedeva dal fatto, dal tentativo, francamente, secondo me, soprattutto abbozzato più che fatto, di venire incontro a quelle che erano state le premesse. Le promesse in campagna elettorale. Infatti, poi vedremo, come sapete sicuramente, ci sono una serie di misure contenute nella legge di bilancio che seguono un pochino il corso delle promesse elettorali che erano state fatte. Chiaramente con un impatto per i conti pubblici molto inferiore a quello che era contenuto nelle promesse elettorali, e meno male aggiungo io, perché quelle promesse elettorali, come ricordate, ricorderete sicuramente, avrebbero letteralmente sconquassato i conti pubblici. Quindi si è riuscito a fare, il governo Meloni è riuscito a fare quel poco che è riuscito a fare, dando però, come dire, un segnale che a seconda, insomma, di come si legge nei sondaggi sembra anche che stia funzionando, cioè un segnale politico. Abbiamo fatto quello che abbiamo cominciato a fare, quello che abbiamo promesso, seguiremo su questa linea le altre attività di governo e vedrete che poi, insomma, certe cose verranno fatte. Le risorse erano molto, molto scarse, molto, molto scarse. Il governo Draghi aveva correttamente evitato di fare ulteriore indebitamento perché i conti andavano bene, devo dire la verità, continuano ad andare abbastanza bene, nonostante tutto, al netto di alcune cose che vedremo dopo. Quindi non c'era grande spazio di bilancio. Uno spazio è stato trovato extra bilancio e l'avevamo commentato perché era la cosa, forse, anzi, sicuramente. E da un punto di vista qualitativo e da un punto di vista quantitativo più significativa delle leggi di bilancio, ovvero quello scostamento del deficit dal 3,5%, dal 3,6% al 4,5%, circa 21 miliardi, tutti quanti impegnati nel primo trimestre 2023 per, come dire, sterilizzare l'aumento dei costi dell'energia. Ora, quella cosa è stata confermata, era sicuro che sarebbe stata confermata, non sarebbe stato oggetto di emendamenti in commissione o in aula, ammesso e non concesso che in aula una legge di bilancio arrivi con il tempo per essere emendata, questa non ce l'ha fatta, ma non ce l'avevano fatto neanche le leggi di bilancio degli anni precedenti. Anzi, nei giorni scorsi una bella funzione. Di Facebook è quella dei ricordi. Nei giorni scorsi, quando ho aperto Facebook, mi è comparso quello che scrissi a proposito della legge di bilancio del primo governo Gianluca Vergne, del primo governo Conte, e cioè che era arrivato sostanzialmente con gli stessi tempi in aula, con gli stessi tempi con cui ci è arrivata questa manovra di bilancio, con la differenza che mentre c'è una. Parziale giustificazione per il governo Meloni che si è insediato comunque tardi e ha dovuto tra l'altro riscrivere e aggiornare una nota di aggiornamento al DEF, quel governo invece accumulò ritardi anche se poteva tranquillamente evitarli. Comunque andiamo al dettaglio. Allora, la manovra di bilancio vale circa 35 miliardi, proprio più di 35 miliardi. Al netto
delle misure entrate e uscite, la manovra porta ad uno scompenso di 23 miliardi e 700 milioni. Non è tantissimo rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, ma non è neanche poco, perché come vedremo più avanti ci sono situazioni che hanno necessità di avere un'attenzione particolare. Il saldo netto da finanziare per effetto della manovra, saldo netto da finanziare con emissioni di debito, quindi al netto dei riacquisti che vengono fatti e al netto dei rinnovi che vengono fatti, che verranno fatti nel 2023, per adesso è 177 miliardi e 400, una cifra importante, in linea in realtà con quanto avveniva negli anni passati, ma con una differenza, e cioè che quest'anno, come sapete, deve essere ristrutturato il patto di stabilità e crescita, e alcune cose in ambito europeo stanno cambiando, e stanno cambiando anche velocemente, e questo poi è uno degli aspetti che vedremo quando commenteremo più avanti le dichiarazioni, o meglio l'intervista rilasciata da Cosetto. Allora, ci sono variazioni di entrata, e valgono 8,065 miliardi, e variazione delle spese che aumentano complessivamente di 31 miliardi e 8. Non è poca roba, perché ancora una volta ci troviamo di fronte a spese che sono fondamentalmente spesa corrente. Non ci sono grandissime misure in ordine agli investimenti, probabilmente la cosa che più servirebbe all'Italia. In realtà per gli investimenti si fa ancora riferimento al PNRR. Più avanti, credo verso la fine di questo mese, inizio di febbraio, cercheremo anche di fare il punto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per gli investimenti si fa sostanzialmente conto su quelli. Una cosa interessante, dicevo, 21 miliardi circa, 21 miliardi e 8 vanno tutti quanti a copertura dell'aumento delle spese per energia. Ora, inutile che vi faccia l'elenco delle cose che sono contenute su questo piano. Se andate sul sito del MEF troverete la sintesi delle misure che sono state prese. Quindi contro il caro energia, ci sono delle misure relative per esempio all'azzeramento degli oneri di sistema, queste misure valgono 4 miliardi. Viene ridotta temporaneamente l'IVA al 5% e vale 830 milioni di minore entrate questa cosa, e poi c'è tutta una serie di bonus sul conto energia per chi ha redditi ISEE, per chi ha redditi ISEE equivalenti fino a 15.000 euro. C'è un abbattimento degli oneri impropri, c'è una compensazione dei costi, ci sono agevolazioni, attenzione, questa è una cosa che poco si dice sui giornali, perché i giornali sono molto concentrati sulle misure a favore o, mi viene da dire, contro le famiglie e le imprese. Poco viene detto, normalmente, perché non fa audience, che ci sono contributi in legge di bilancio, questa anche è una costante delle leggi di bilancio, a favore degli enti locali. Per esempio, a favore degli enti locali vengono previste agevolazioni sul costo dell'energia per 400 milioni, a favore dei comuni fondamentalmente, e agevolazioni sul costo dell'energia anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa misura vale 1 miliardo e 4. Poi ci sono le misure per le imprese e per le aziende e per i liberi professionisti. Su questo si è molto detto, per esempio durante la lunghissima conferenza stampa, che poi sono riuscito in parte a recuperare, ho detto che non avevo voglia di ascoltarla, me la sono ascoltata velocemente nei punti più essenziali. 3 ore erano tante sinceramente per me in questo periodo per ascoltare la Meloni, anche perché non c'erano domande particolarmente ficcanti da parte dei giornalisti. C'è quella parte, diciamo così, che viene incontro alle promesse elettorali legate alla flat tax e in particolare alla flat tax incrementale. Ora, su quanto valga questa misura in termini di minori entrate, io francamente ho delle perplessità. Ora, non è che possa dire di avere competenze o strumenti superiori a quelli che hanno, che so io, la Corte dei Conti o la Banca d'Italia o l'Ufficio parlamentare di bilancio. Però così a naso, ma poi andremo a verificare durante l'anno se è effettivamente così,
l'aumento della soglia per l'applicazione del regime agevolato della flat tax fino a 85.000 euro costa, secondo il governo, in termini di minore entrate, appena 280 milioni. Ripeto, ho il dubbio che il costo finale possa essere superiore a 280 milioni, e francamente l'altro dubbio, ma questo è più diciamo materia per altre puntate che eventualmente faremo, mentre cerchiamo di tornare su questo punto, è quanto una misura così incentivante per un regime agevolato, come dire, sia incentivo per evitare di superare quella soglia di regime, quindi favorire il nero, favorire la sottofatturazione o favorire lo spostamento della fatturazione su altri esercizi. Però questa, ripeto, è una cosa che vedremo più là con il tempo. Il sospetto forte è che 280 milioni appostati dal governo Meloni su questa quindi le entrate siano un pochino, diciamo, sia una previsione ottimistica. È una sensazione. Così come ci sono 800 milioni di minori entrate per la flat tax incrementale. La flat tax incrementale è quella strana misura, giustamente molto criticata, che prevede l'applicazione di un regime flat per gli incrementi di reddito basati su dei parametri trovati trovate o nella legge di bilancio, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oppure trovate in maniera semplificata anche sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche qui ci sono due elementi che devono essere considerati. Il primo è quello relativo, simile a quello che dicevo a proposito dell'incremento della soglia per il regime di flat tax a 85.000 euro. Quindi 800 milioni potrebbero essere una cifra inferiore a quello che effettivamente è il costo. L'altro elemento è che, piuttosto che semplificare l'applicazione dell'aliquota, un regime come quello che viene inserito in via sperimentale, però, perché qui stiamo parlando ancora di esperimenti, un regime di questo tipo possa essere più una complicazione che non una semplificazione. Comunque, lo vedremo. Poi ci sono incrementi più significativi. Qui devo dire la verità, il governo Meloni non ha fatto una cosa sbagliata. Per esempio, per l'indicizzazione delle pensioni, siamo in una situazione di forte inflazione e quindi è comprensibile che si faccia qualcosa per i pensionati, in particolare per le pensioni basse. In questo caso le pensioni al minimo vengono indicizzate al 120%. È una misura notevole, dall'impatto anche importante, vale 2 miliardi e 100, quindi non poco. Tolti gli azzeramenti dell'ordine di sistema, che valgono 4 miliardi, come dicevo prima, e tolto tutto il complesso delle misure sull'energia, che complessivamente, ripeto, valgono 21,8 miliardi, questa parte qui, quella dell'indicizzazione delle pensioni, 120% per le pensioni minime e fino a un massimo dell'80% per 4-5 volte il minimo, ecco, è la misura più importante da un punto di vista, ripeto, quantitativo, di peso specifico all'interno della manovra di bilancio. Poi ci sono altre cose, l'esalto a pie pari non valgono grandissima considerazione: l'agevolazione per la prima casa, il fondo di garanzia per la prima casa, il rifinanziamento del fondo sanitario. Su questo in realtà si potrebbe aprire. Oh, c'è anche mia figlia. Ciao, tesoro mio. Ciao, Viola. Bene, mia figlia che si occupa di economia, non so se essere contento o essere preoccupato. Diciamo che sono contento. Dicevo, ci sono delle misure che sono non particolarmente significative dal punto di vista dei numeri, però che danno una misura, diciamo così, di continuità rispetto a quanto era stato fatto in passato, non sempre brillantemente.
Per esempio, sono stati confermati dei bonus. È stato confermato il bonus mobili, anzi, è stata alzata la soglia fino a 8.000 euro. Sapete come la penso sul bonus? Chi mi segue sa benissimo come la penso sul bonus. A dispetto di quelli che dicono che i bonus sono, come dire, di origine liberista o neoliberista, io ritengo che i bonus siano una fregatura, e perché drogano il mercato e perché molto spesso rischiano di dare a chi non ha bisogno. Ora, in questo caso, il governo Meloni ha avuto l'accortezza di inserire sempre delle soglie di reddito per poter ottenere dei bonus. In linea di massima, preferirei misure strutturali e non bonus, ma insomma, di questo abbiamo parlato tante volte e probabilmente sarebbe inutile ripetersi ulteriormente. Ci sono poi, non voglio parlare di reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza, che tante questioni ha creato, soprattutto nella retorica politica, nel dibattito molto spesso aspro, politico, misura a favore dei poveri, contro i poveri, Conte ci ha costruito una retorica enorme, enorme. Il bonus edilizio, Marco Bonelli, è stato abbassato dal 110 al 90%, però sugli effetti, a questo punto potremmo dire fra un paio di mesi definitivi del bonus 110% e degli altri bonus, perché ricordiamo che non ci sono soltanto i bonus al 110%, c'è cioè anche il bonus facciata, ci sono bonus al 65%, di quello faremo poi un resoconto più avanti, con dei numeri che saranno definitivi e che daranno la misura di quanto è stato efficace o non efficace il bonus 110%. Anche qui sapete come la penso, mi sono espresso tante volte, al netto, come dire, degli effetti moltiplicativi, che pure ci sono stati, sebbene sempre, con un coefficiente inferiore a 1, come è normale che sia, rispetto di quello che racconta il Movimento 5 Stelle e di quello che raccontano gli interessi di categoria, quindi sempre un coefficiente moltiplicatore inferiore a 1. Al netto di questo, secondo me, è distorsivo il 110%, ma su questo, ripeto, quando avremo i numeri definitivi, visto che questa sperimentazione un pochino naif è finalmente finita, faremo poi una puntata speciale, magari anche con qualche esperto di bonus 110. Dunque, ci sono, dicevo, una serie di misure, per così dire, minori, che vanno a finanziare, dicevo, il bonus mobili viene rifinanziato e anzi ampliata la platea, diventa addirittura strutturale il bonus psicologo, fino a 1.500 euro, era 800 la soglia precedente, e sempre col limite ISEE, che se ricordo bene in questo caso viene portato a 50.000 euro. È utile, non è utile, non lo so, la mia visione sui bonus rimane più o meno la stessa. Lato entrate. Allora, sul lato delle entrate, mi sono fatto uno schema delle coperture, come è normale che sia, come avviene sempre. Sì, Pino Tonello, è vero. Pino scrive: il problema della soglia ISEE è che nei livelli più bassi ci sono numeri enormi di artigiani. Nella riforma del fisco, quella riforma complessiva del fisco, che è stata tentata, che è costata quasi 2 anni di lavoro a chi ha fatto parte della commissione, salvo poi gli stessi partiti che avevano partecipato più o meno proficuamente a quella commissione, hanno, per ragioni politiche evidentemente, hanno deciso che quella riforma dovesse naufragare. Ecco, c'era anche qualche cosa relativa all'ISEE come parametro per calcolare la possibilità di accesso a determinate agevolazioni, o non accesso a determinate agevolazioni. È in materia molto specifica, francamente non me la sento di parlarne, perché proprio per fiscalisti, quindi evito di entrare in un campo che non è mio. Dicevo, le coperture.
Ora, le coperture Occhi e Croce valgono 8 miliardi. Udite, udite, c'è un tentativo di riforma della spesa. È un tentativo, come al solito, visto che questo non è certamente un governo, diciamo così, molto propenso al taglio delle spese, è un tentativo, come è dovuto, perché bisogna dare dei segnali, ma è un tentativo. Le spese per ministeri, per le missioni dei ministeri, vengono ridotte della bellezza di 800 milioni. Se ce ne sarà l'utilità, e se nel prossimo futuro magari qualcuno volesse approfondire questo tema, andremo a vedere esattamente che cosa sono le missioni dei ministeri, magari in modo puntuale, per verificare di fatto come gran parte della spesa pubblica venga poi veicolata e utilizzata. Allora, effetti sulla finanza pubblica. Questo è molto interessante. Dicevo prima che quella parte di indebitamento per allora le entrate per la rottamazione. No, allora, le entrate per rottamazione cartelle non è calcolato, non è scritto neanche nella relazione tecnica, Marco Bonelli. La relazione tecnica è un tomo da quasi 500 pagine in cui questo dato viene omesso, non è stato calcolato. Allora, intendiamoci cos'è la rottamazione cartelle. La vera e propria rottamazione cartelle avviene per quelle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni dal 2010 al 2015 per importi inferiori a 1.000 euro. Quelle vengono rottamate. Per tutte le altre non c'è rottamazione, ma ci sono agevolazioni in termini di pagamento di sanzioni e mora. Quindi non è una vera e propria rottamazione. Le cartelle restano. E tra l'altro c'è una, come dire, nella tua domanda, non me ne volere Marco, c'è anche una illogicità. Se sono rottamate, evidentemente, come entrate non cubano nulla quelle cartelle, perché le entrate previste vengono azzerate dalla rottamazione. Quindi non ci sono entrate previste da quel punto. Una cosa che si poteva fare e che al momento manca, ma dovremmo, credo, aspettare un documento della Ragioneria Generale dello Stato per poter verificare quello, e quanto conta l'amministrazione finanziaria da recupero di evasione. Gianni, ti rispondo dopo, anche se vorrei non ricevere domande fuori tema, scusami. Sono contrario allo statuto speciale, soprattutto per giovani spendaccione come la Sicilia. Poi dopo non rispondo più a domande fuori tema. Allora, dicevo, giusto per dare un paio di numeri, per renderci conto di che cosa stiamo parlando, cioè di quanto vale, o come dice, come viene a dire la stessa Giorgia Meloni, quanto cubre il bilancio dello Stato. Le spese appostate, cioè le spese previste nel bilancio preventivo, spese per cassa, valgono circa 1.170 miliardi. Oggi questo è quanto cuba il bilancio dello Stato sul lato delle spese. Naturalmente in queste spese ci sono tantissime voci, sono veramente tutte le spese dello Stato. Vi do un paio, per esempio salute e istruzione vale il 18,1% di queste spese, la previdenza e l'assistenza, quindi pensioni e tutto ciò che viene appresso a pensioni e politiche di welfare, vale il 23% della spesa totale. Gli interessi, su cui torneremo dopo perché è importante, che riguarda la parte BCE e Crosetto, valgono il 9,5% della spesa,
della spesa totale. Ricordiamo che il PIL, il prodotto interno lordo, è circa 1.740 miliardi in questo momento. Quindi siamo su livelli di spesa molto elevati, molto superiori al 50%, anzi ben superiori, siamo quasi al 60% del prodotto interno lordo. Lato delle entrate l'abbiamo detto. Ecco, allora, avviciniamoci al secondo argomento. Allora, sì, stime su quota 103, te le do subito, ottima domanda. Prima un'annotazione, perché è importante. Obbedendo alle ragioni di, come dire, propaganda politica, se andate sul sito del MEF, in quella famosa pagina che ho detto prima, cioè quella dove vengono elencate sinteticamente le misure previste in questa legge di bilancio, troverete stop alla legge Fornero. Anche qui stiamo parlando appunto di propaganda, perché la legge Fornero rimane pienamente in vigore. La legge Fornero, che tanto non piace a Salvini, probabilmente non piace neanche a Meloni, forse ha, come dire, un giudizio neutro, forse Italia, che non si è mai espressa pubblicamente contro la legge Fornero, tra l'altro fra le pochissime, forse l'unica, cosa positiva che tentò di fare Berlusconi in un periodo molto lontano, proprio quello di mettere sotto controllo la spesa pensionistica in prospettiva futura. Allora, quanto costa quota 103? Secondo i calcoli del MEF, quota 103 costerà per il 2023, non ho preso, perché adesso, e poi vi spiego per quale motivo. Ora, la legge di bilancio e il disegno di legge di bilancio, meglio dire, ricordiamoci sempre che è un disegno di legge di bilancio, così come la NADEF, che guarda al triennio successivo, cioè guarda al 2023, 2024, 2025. Quindi le stime vengono fatte non soltanto sul 2023, ma vengono fatte anche sul 2024 e 2025. Ho lasciato perdere il 2024-2025 per una ragione, perché l'anno prossimo ci sarà un'altra legge di bilancio, ci sarà un DEF, ci sarà una NADEF, ci sarà un documento programmatico di bilancio che probabilmente, anzi sicuramente, rivedrà queste stime. Per cui le stime 2024-2025 fatte a novembre-dicembre 2022 a me poco interessano. Tutte le volte, almeno da quando esiste questo sistema dei conti pubblici, tutte le volte abbiamo assistito ad una cosa abbastanza singolare, ovvero che le stime avevano una certa, come dire, un certo impatto nell'anno successivo, nell'esercizio successivo, 2019 sulle stime 2018, 2018 sulle stime 2017, 2023 sulle stime 2022, e poi i conti miracolosamente miglioravano negli 2 anni successivi al primo. Poi vengono fatte nuove stime, vengono fatte nuove misure di legge di bilancio e si posticipa il momento in cui i conti miglioreranno. Questa legge di bilancio non fa eccezione. Per questa ragione ho preferito non prendere in considerazione le stime di spesa che vengono fatte per il 2024 e il 2025. Quota 103, secondo i calcoli del MEF, vale una maggiore spesa per pensioni di 570 milioni per il solo 2023. Vado a memoria, mi pare che valga poco più di 1 miliardo nel 2024, lì mi fermo, ma sto andando veramente a memoria. Ripeto, mi sono letto 486 pagine della relazione tecnica, mi sono letto la legge di bilancio pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e mi sono letto alcune pagine delle altre relazioni accompagnatorie, con circa 1.000 pagine di relazioni accompagnatorie, quindi un lavoro pesante. Adesso non posso ricordare tutto quanto a memoria. Comunque, per l'anno 2023 la stima di maggiore spesa pensionistica è pari a 570 milioni. Dunque, allora, andiamo ad una voce di spesa che ci introduce alla seconda parte di questa serata, e cioè la spesa per interessi. Spesa per interessi che viene portata, o meglio, stimata, non è sicuro,
l'anno a venire, per l'anno in corso, 2023, a 73,6 miliardi. 73,6 miliardi. Anzi no, è la 73,6 miliardi la spesa 2022. La spesa 2023 è pari a 81 miliardi, quindi c'è un aumento di circa 8 miliardi della spesa per interessi. Era previsto, era normale che fosse così. Ho ricordato più volte, sia qui in video che sui social, che quando Giorgia Meloni, pregustando una vittoria elettorale, diceva all'Europa, che poi chissà chi esattamente, se alla Commissione, se al Consiglio, se alla BCE, diceva è finita la pacchia, in realtà stava dicendo una cosa, sbagliata, riflessa, perché probabilmente, data la situazione che si sta creando, che era ampiamente attesa, peraltro la pacchia è finita per l'Italia. E infatti qualcuno se ne vuole, nella fattispecie Crosetto. La spesa per interessi, per effetto delle dinamiche che sono in parte endogene e in parte esogene, a proposito di inflazione, ricordiamo sempre che questa è un'inflazione sì da offerta, ma anche un'inflazione da domanda, quindi sgombriamo il campo una volta per tutte, almeno chi segue LibreOrto, sul fatto che l'inflazione sia dettata esclusivamente dall'aumento dei prezzi di energia, è un'inflazione che qualcuno, che poi era stato anche deriso negli anni passati, aveva previsto, quando pompi denaro nel sistema, quando viene fatta fondamentalmente monetizzazione del debito pubblico, è inevitabile che prima o poi l'inflazione si riscaldi. Ebbene, Crosetto, che cosa fa? Fa un'incursione in un campo che decisamente non è il suo. Io non so dire se Crosetto sappia di difesa. Sicuramente sa di difesa più di quanto sappia di politica monetaria e di economia. Crosetto, in questa intervista alla Repubblica, leggo il titolo, attacca la BCE, risponde solo a se stessa, con i suoi sbagli mette a rischio l'Italia. Cosa sta avvenendo? Allora, sta avvenendo, tra l'altro l'intervista la trovate abbastanza facilmente, perché anche chi non fosse abbonato a Repubblica trova su Twitter diverse, basta digitare Crosetto Repubblica oppure Crosetto BCE e trovate sicuramente le foto dell'intervista. Crosetto pone 5 punti. Intanto si lamenta dell'aumento dei tassi, che sono arrivati al 2,5%. L'aumento del tasso di riferimento in eurozona 2,5% per Crosetto è una cosa che mette, come dire, a rischio i conti italiani. È una manovra che stanno facendo tutte le banche centrali, esclusa quella del Giappone, che ancora tassi a zero. Però la Bank of England, la Fed, tutte le banche centrali stanno facendo. Ciao Franz, benvenuto. Vi faccio anche una pausa. Stanno facendo questa cosa per difendere l'inflazione. In realtà gli strumenti a disposizione del regolatore monetario per combattere l'inflazione sono molto pochi, sono molto scarsi. Fondamentalmente può agire sui tassi e poco altro. Governando o tentando di governare quelle che sono le aspettative, come dire, le azioni concrete che vengono adottate fondamentalmente devono servire anche a contenere o a mitigare le aspettative. Però si discute di legge di bilancio, adesso stiamo parlando di Crosetto, dell'attacco di Crosetto alla Banca Centrale Europea. Poi ti recuperi la parte che ti sei perso in registrata. Dopo arriva anche Stiglitz e Krugman, anche se poi speriamo nei prossimi giorni di fare un approfondimento proprio su quello che dice una parte consistente del mondo economico. Qualcosa ci dirò adesso.
Quindi Grosetto dice: l'aumento dei tassi da parte della BCE fa male all'Italia, per contrastare l'inflazione fa male all'Italia. Una cosa che dimentica il buon Grosetto, o che forse ignora il buon Grosetto, che no, io non ordino, consiglio al massimo. Una cosa che probabilmente ignora Grosetto è che tutta la dottrina economica, ora che piaccia o non piaccia, che possa, diciamo, essere efficace o che non possa, possa non essere efficace, ma tutta la dottrina economica, da quando esiste una teoria economica, a prescindere sia teoria economica neoclassica o che sia teoria economica, chiamatela come volete, dice che l'unica cosa che può fermare un'inflazione che corre comunque a due cifre e che è arrivata, insomma, ben attesa, però comunque a sorpresa, è quello di, evidentemente, raffreddare l'economia. Ora, io non sono uno di quelli che credono che bisogna indurre alla recessione. Ci mancherebbe altro. Sono uno per la crescita e quindi mi auguro, mi aspetto che ci sia comunque crescita, anche se contenuta, invece che recessione. Tuttavia, per raffreddare i prezzi, l'unica cosa che ha storicamente dimostrato di funzionare è una diminuzione della domanda di beni e servizi. Su questo c'è poco da fare. Ora, poiché l'inflazione, ricordiamo, non è soltanto un numerino, è un aumento dei prezzi di beni e consumi su base annua o su base mensile, che erode il potere di acquisto soprattutto delle famiglie più povere. Se si vogliono salvaguardare le famiglie più esposte, è necessario che si proceda anche, non soltanto, ma anche attraverso un aumento dei tassi, altrimenti l'inflazione non si raffredda. E questo, ripeto, è storicamente dimostrato, non c'è neanche bisogno di ripetere. Noi a Liberi Oltre, pochissimi altri, sto pensando alle chiacchierate che abbiamo fatto, per esempio con Riccardo Trezzi, sia su Twitter che anche qui su Liberi Oltre, o con Andrea Paltrinieri, che si occupa in particolare della formazione dei prezzi sul mercato energetico, o con il nostro Carlo Stagnaro, e così via. Alla fine, stringi, tutte le misure che si volevano prendere erano, come dire, inefficaci, rischiavano di essere poco efficaci se non si affrontava di petto un problema che è appunto quello di dover raffreddare l'economia, altrimenti l'inflazione. Ecco, rischiamo, come dice giustamente Franco Strada, la via che avremmo preso sarebbe stato quello della lira, ma non lira quella italiana, quella della lira turca, che ha un tasso di inflazione che, se ricordo bene, proprio di qualche giorno fa, oggi viaggiano intorno al 76%, almeno l'inflazione misurata, perché poi sulla misurazione dell'inflazione in paesi, diciamo così, non proprio trasparenti come la Turchia, ci sarebbe anche da dire. Sì, anche Lunocelli, anche Tommaso ha parlato molto di inflazione. Tra l'altro c'è un articolo molto bello che consiglio di andare a recuperare, pubblicato sulla voce.info, firma di Tommaso Lunocelli, credo che sia di un mesetto e mezzo fa, sull'inflazione cosiddetta naturale, sulle tre componenti che alimentano l'inflazione. Ecco, bisogna andarsi a cercare queste cose qui. Quindi è inevitabile che la Banca Centrale Europea agisca laddove può agire. E qui viene fuori la seconda, sì, esatto, Umberto, articolo sulla voce. La seconda affermazione di Grosetto, almeno quella riportata nel titolo con grande enfasi: troppo potere della BCE? Intendiamoci. Ora, la BCE ha un potere limitato. Anche qui invito tutti quanti a andarsi a vedere qual è il mandato della BCE, che cosa può fare, spiegato molto bene, come spesso dico. Una cosa bisogna riconoscere, che almeno le istituzioni comunitarie hanno un livello di chiarezza e di trasparenza pressoché assoluto. Si guardi il mandato della BCE, si guardi il potere della BCE, si ricordi che la Christine Lagarde è semplicemente una
speaker, semplicemente, è un ruolo importante, da una speaker, e le decisioni di politica monetaria vengono prese da un board. Ora, se il board della BCE può agire sostanzialmente sui tassi e non su altro, evidentemente questo potere non si capisce bene dove sia. Almeno io non riesco a capirlo. Quello che sottintende questa affermazione di Crosetto viene poi dopo, nelle altre affermazioni fatte da Crosetto nella sua intervista. È vero il fatto che secondo i Crosetto, i Geraci che vengono, che vedo che viene nominato, i Fassina che ha pubblicato un articolo sulla Financial Post, mi pare stamattina, e altri economisti o persone che si vogliono occupare di economia, da un po' di tempo a questa parte, che a me la cosa sinceramente fa paura, c'è una forte domanda, una contestazione del principio dell'indipendenza delle banche centrali. Anche qui mi riallaccio alla teoria economica classica, che è quella mia di riferimento, secondo la quale la banca centrale, la magistratura, gli altri ordini dello Stato, è bene e necessario che siano separati dal potere politico. Questa è una conquista occidentale, diciamo così, delle democrazie liberali, dove per liberale non si intende liberista, ma si intende liberali nel senso di libertà, è una conquista delle democrazie liberali, piaccia o non piaccia, che dobbiamo difendere strenamente. L'indipendenza di organismi e di ordini importanti come questo è un principio, fondante delle democrazie in cui viviamo. Immaginatevi che cosa succederebbe se un Crosetto, ma altri, avessero la possibilità di governare l'emissione di moneta. Che cosa succederebbe? Anzi, una delle contestazioni che da questo canale abbiamo fatto, abbiamo cominciato a fare anche abbastanza presto nei confronti di Draghi, tra le altre cose, era il fatto che le politiche monetarie espansive, l'acquisto dei titoli sovrani da parte della BCE fosse diventata una cosa considerata acquisita, cioè la Banca Centrale Europea o le banche centrali in generale devono acquistare titoli sovrani per permettere ai governi di spendere. Ora, che cosa succede quando avviene questo? Lo vediamo tanto nei paesi che viaggiano, sono stati allegramente, o meno allegramente, in default, ma l'abbiamo visto anche negli anni 80, negli anni 70, negli anni 80 in Italia. Vi invito anzi a recuperare, anzi magari lo metterò poi in descrizione, un articolo che scrivemmo io e Michele qualche anno fa per Noi Sono America sulla separazione fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro, come il Dipartimento del Tesoro oggi, metteva titoli di debito pubblico, la Banca d'Italia li acquistava, ma non solo. La Banca d'Italia aveva un accordo con il Ministero del Tesoro per cui un conto del Ministero del Tesoro aveva la possibilità di sforare fino al 14% del prodotto interno lordo. Era un'anticipazione di cassa che veniva fatta al Ministero del Tesoro, e quelli sono gli anni, guarda caso, in cui abbiamo accumulato, senza mai più riuscire a riprenderlo, un rapporto debito-PIL che poi è la zavorra italiana e che fa scrivere al Financial Times proprio ieri che in Europa, ma non è una novità, non lo scopre il Financial Times, in Europa sono seriamente preoccupati per l'andamento dei conti pubblici italiani e della sostenibilità del debito pubblico. Crosetto poi dice un'altra cosa. In un momento come questo, in cui ci sono queste dinamiche, l'aumento dei tassi da parte della BCE implica anche un aumento della spesa per interessi. Abbiamo visto che la spesa per interessi 2022 è 73 miliardi, un pochino in diminuzione rispetto a quanto previsto
al documento di economia e finanza, i conti pubblici italiani sono andati molto bene. Nonostante tutto, sono andati molto molto bene. Nel Telewest dice che si sente male, me lo conferma qualcun altro, perché dovrei essere col microfono buono, speriamo che non sia così. Dicevo, l'economia italiana è andata molto bene e infatti abbiamo risparmiato rispetto al previsto circa 3 miliardi quest'anno, nel 2022, su interessi indietro. Però inevitabilmente con l'aumento dei tassi, e oggi i BTP viaggiano intorno al 4%, il rendimento implicito è circa 4,3% in questo momento, evidentemente rispetto ai periodi in cui i rendimenti erano poco sopra il 0%, evidentemente ci sarà un aumento di spesa per interessi. Ma di questo Crosetto non si dovrebbe lamentare con la Banca Centrale Europea. Di questo Crosetto si dovrebbe lamentare, se avesse voglia di lamentarsi, e non ne ha naturalmente, con chi fa spesa pubblica improduttiva, con chi fa spesa pubblica corrente, con chi vende bonus, vende, non lo uso a caso il termine, con chi non tiene sotto controllo i conti pubblici, perché il mercato, che se ne dica, è un mercato dove funziona abbastanza bene, è abbastanza in modo trasparente, la legge della domanda e dell'offerta, quota, prezza il debito pubblico. E se il debito pubblico a un certo punto rischia di non essere sostenibile, evidentemente per poterlo acquistare vuole di più in termini di interessi, in termini di rendimento. Questo è il punto. Su questo Crosetto si dovrebbe interrogare, invece di mettere a rischio, come dire, l'indipendenza, oppure contestare l'indipendenza della Banca Centrale Europea, che tra l'altro la Banca Centrale Europea, per evidenti ragioni, non può preoccuparsi soltanto dell'Italia, anzi si è troppo preoccupata dell'Italia negli anni passati. Noi abbiamo, la statistica non è aggiornatissima da parte della Banca d'Italia, abbiamo quasi il 32% dei titoli circolanti italiani che sono stati acquistati dall'Eurosistema, quindi dalla Banca Centrale Europea, o meglio, dalla Banca d'Italia per conto della Banca Centrale Europea. Quindi abbiamo un'enorme massa di debito che sono nel portafoglio di Banca d'Italia. Una situazione eccezionale, contingente, che è durata anche troppo, come stavo dicendo prima, e che probabilmente doveva cominciare a finire prima. Poi è vero, c'è stato il Covid che ha sconquassato i conti. Un'affermazione che fa Crosetto è che siamo in un'economia di guerra e quindi la Banca Centrale Europea dovrebbe continuare in questo modo. Secondo me sarebbe il caso che l'Italia non continuasse a fare in questo modo, cioè che l'Italia cominciasse pian piano, perché c'è tutto il tempo per farlo, tra l'altro la riforma del patto di stabilità e crescita è ancora tutto quanto in divenire, c'è tempo, però l'Italia dovrebbe cominciare a dare dei segnali, non dovrebbe invece dare segnali di continuità rispetto a quello che si è fatto prima. E questo, ripeto, è il punto più importante, secondo me, dell'intervista di Crosetto, perché ci sono tensioni e pulsioni, tanto a destra quanto a sinistra, che mal vedono un'autorità monetaria indipendente, che non risponde ai governi. In aggiunta, cosa più importante ancora, mi chiedo come si può pensare, come può pensare uno che si dice sovranista, che istituzioni comunitarie si debbano preoccupare dell'Italia e non della comunità intera. Però tant'è. Io ho poi preparato dei grafici, ve ne racconto uno che trovate eventualmente sempre in quell'articolo che poi metto in descrizione, scritto con Michele per Nostro Momento. L'articolo si intitolava "C'è un divorzio e non ho nulla da mettere", e si parlava appunto del divorzio, il famoso divorzio del 1981. Con quell'articolo io e Michele raccontavamo come erano andati i fatti, qual era la china che aveva preso l'Italia, qual era il declino molto pericoloso che aveva preso questo paese, e perché e come si intese agire per separare questo matrimonio un po' perverso che c'era fra tesoro
Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, appunto. Ecco, allora, in questo grafico che troverete in quell'articolo c'è una cosa molto interessante. Ci sono messi a confronto, si prevede una, per certi anni una correlazione, per altri una decorrelazione, che è ancora più interessante, fra il tasso di inflazione. Ricordo che fra gli anni 70 e gli 80 il tasso di inflazione arrivò a sfiorare, e un certo anno, nel 1980 in modo particolare, superò il 20%, e gli interessi sui titoli del tesoro a lungo termine. Ecco, la cosa molto interessante è questa, che per lungo tempo, grosso modo fra la metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, cioè il periodo in cui l'inflazione era più calda, i tassi sui titoli governativi, sui BOT, sui BTP, rimasero al di sotto dell'inflazione, cioè avevano un rendimento negativo. Dopodiché questo rendimento divenne positivo, quindi superò l'inflazione. È vero che l'inflazione dopo un po' di tempo cominciò a scendere, l'inflazione cominciò a scendere all'incirca verso la metà di quel decennio degli anni Ottanta, quando la separazione, e poi anche in misura abbastanza draconiana, quando la separazione tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro cominciarono a funzionare. Ecco, non vorrei che in un periodo che dovesse presentarsi come persistente, di inflazione elevata, o comunque significativamente più elevata di quel tasso di riferimento del 2%, il tasso obiettivo del 2%, generasse costo del debito all'emissione significativamente superiore all'inflazione, perché in quel caso davvero i conti pubblici italiani e la sostenibilità del debito sarebbero a rischio. Siamo ancora a tassi di rendimento negativi, anzi aggiungo una cosa, per il 2023 il tasso di crescita nominale del prodotto interno lordo è previsto ancora su livelli sostenuti. Siamo al 4,5-4,6%. Il rendimento dei titoli di Stato, dicevo prima, il tasso cedolare, l'emissione dei titoli di Stato è intorno al 4%, quindi siamo ancora in una situazione in cui il debito pubblico è sostenibile, non aumenta per effetto dei tassi. Ma se dovessimo continuare ad avere rendimenti elevati intorno al 4% e arrivasse quella che comunque è prevista, che è un rallentamento dell'economia e un rallentamento della crescita del prodotto interno lordo anche nominale, allora a quel punto il debito pubblico aumenterebbe non soltanto in volume, ma aumenterebbe anche il rapporto con il prodotto interno lordo. E questa è una cosa estremamente pericolosa. L'Europa e i mercati guardano questo. Quando il Financial Times scrive che l'Italia è sotto osservazione, tra l'altro, ripeto, non novità, perché l'Italia è sotto osservazione da sempre per le politiche sciagurate che fa, non dice nulla di nuovo, ma dice attenzione, attenzione, perché così non va, così non funziona. Dunque, io direi di chiudere anche il capitolo Crosetto. E ripeto, non è soltanto Crosetto, eh? C'è Fassina, c'è tutto il mondo della sinistra che chiede questo da tempo, che vorrebbe una monetizzazione parziale, totale, continua, che vorrebbe poter spendere senza una programmazione, che vorrebbe poter spendere anche con programmazione, però, diciamo così, in modo abbastanza allegro. E c'è un mondo anche di pensatori e di accademici che mette sempre più spesso in discussione questi principi. Sono principi che si insegnano al primo anno di economia, non sono principi particolarmente raffinati. Si parla di causa e correlazione abbastanza nota in economia, per esempio tra quantità di moneta, fra monetizzazione e fra inflazione, fra rapporto sostenibilità del debito e costo del debito.
chiudo con appunto quello che scrive Geraci. Il misterioso professor Michele Geraci, già sottosegretario agli esteri nel governo Conte 1, nonché consulente e grande conoscitore della Cina, che chiede in un tweet: ma perché una banca centrale dovrebbe essere indipendente dal governo? Secondo voi, che so, la banca centrale cinese agisce senza coordinarsi col governo? No, la banca centrale cinese sicuramente agisce coordinandosi col governo. Infatti il livello di trasparenza, di conoscenza che abbiamo di quelle dinamiche è minimo. E direi in generale la Cina non è un bel esempio da fare. Poi se il professor Geraci ama vivere in Cina, bene, si trasferisca definitivamente in Cina e sicuramente sapremo fare a meno di lui. Adesso rispondo anche a qualche domanda, Animal, un attimo solo. E poi c'è, dicevo, quell'altra parte che teoricamente dovrebbe essere un pochino più raffinata di pensiero, che appunto si fa grosso modo le stesse domande in una strana convergenza tra destra e sinistra, in un caso destra abbastanza estrema, nell'altro sinistra sicuramente estrema, che appunto si chiede per quale motivo l'indipendenza, che viene considerata liberista, a proposito, forse riusciremo a fare qualche discussione interna a LibriOce su posizioni che non sono assolutamente coincidenti su questa strana cosa chiamata liberismo o neoliberismo, stiamo parlando in chat da qualche giorno, quindi magari vediamo di raccogliere un po' di pensieri, ripeto, non coincidenti su neoliberismo e applicazione del neoliberismo. Ecco, si chiede nell'articolo sull'Huffington Post, ve lo leggo. Innanzitutto da parte dei partiti della sinistra ufficiale, così risoluti, ora che è tornata di moda, a raccontarsi impegnati ad affrontare la questione sociale, le insostenibili disuguaglianze, la difesa degli stipendi, ma inconsapevoli della portata classista delle scelte tecniche della BCE. Portata classista, attenzione, quelle parole sono pesanti. Ora assegnati all'indipendenza liberista dei sacerdoti della moneta. Da destra, il ministro Crosetto ha avviato coraggiosamente un dibattito dovuto alla crisi. La storia non è finita. Nel ritorno della politica, la sinistra dovrebbe rilanciare, non scomunicare nella speranza che arrivi un'altra letterina da Francoforte e poi un governo tecnico a liberarci dalla destra, senza la seccatura di passare per lui. Quindi, Fassina dice, appoggiamo, noi che siamo di sinistra, appoggiamo la battaglia di Crosetto, brandiamo la bandiera della dipendenza della BCE, perché l'indipendenza delle banche centrali europee è frutto di quella terribile ideologia neoliberista che sta distruggendo il mondo, e chiediamo che la banca centrale, qualunque banca centrale sia, faccia politiche monetarie dettate dalle scelte politiche. Per concludere, e poi passo, vedo, rispondo a qualche domanda, per concludere una riflessione anche in ambito accademico sulla necessità di, diciamo così, maggiore coordinamento fra politiche monetarie, governo dell'economia monetaria e poi governo dell'economia fiscale, c'è da tempo, e mi viene in mente che in molti suoi speech Mario Draghi, quando era presidente della BCE e prima ancora quando era governatore della Banca d'Italia, ripeteva che la banca centrale poteva far poco, il resto doveva farlo la politica. Questo significa, o significa, almeno così la intendevo io, che un coordinamento ci dovesse essere, perché è evidente che le politiche fiscali in qualche modo dipendono o possono essere influenzate dalle condizioni di politica monetaria e dalle condizioni di finanza. Questo è evidente. Ma parliamo di coordinamento. Quello che invece viene sottinteso dai Crosetto, dai Geraci, dai Fassina e da qualche altro che per fortuna non è stato, si è presentato a lezioni ma non è riuscito
ad essere eletto, e che la banca centrale debba fare quello che sceglie la politica, come se la politica monetaria fosse l'altra faccia della medaglia della politica fiscale. Questo è pericolosissimo. Mi pare persino evidente perché è così pericoloso. Ecco, Riccardo Fabris, miriamo al Venezuela in fondo al tunnel. Esattamente, ci troveremo in fondo al tunnel, in men che non si dica, e ci troveremo a dover fare conti, altro che con l'inflazione all'8% o all'11%, una cosa leggermente in calo in Europa. Vediamo se i dati preliminari poi verranno confermati. Però sembra che ci sia un raffreddamento. D'altra parte i prezzi delle materie prime energetiche sta finalmente scendendo. Per effetto della domanda, per effetto di una costruzione della domanda. Attenzione, ricordiamoci quello che dicevo qui. Ecco, allora, per concludere questa parte, veramente vogliamo rischiare di fare la fine del Venezuela, della Turchia, degli altri paesi che sono sia sovraindebitati, che non hanno altra strategia per sostenere i redditi, sostenere il lavoro, che non quello di stampare banconote e metterle nel sistema senza che il sistema produca valore? Questa è la domanda. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo messo da parte queste due considerazioni. Quello di Ninja 4, lo leggiamo insieme. Fratelli d'Italia è un partito creato negli USA, perché? No, direi che qui non c'è granché da commentare. Dunque. C'era da tirare le Madonne, sì, vi dico sinceramente in privato le tiro le Madonne quando leggo queste cose. E poi è un periodo questo in cui faccio un po' fatica a stare sui social, mi sono un po' scocciato. Intanto devo prendere una pausa, altrimenti il cervello mi va in burnout. Infatti sto leggendo il minimo indispensabile, soltanto per rimanere informato. Mi sto tenendo ben lontano da tutte le cose. Poi tornerò a fare le polemiche, ci metterebbe altro. Soltanto ogni tanto bisogna ossigenarsi un po'. Ci aggiungiamo anche l'Argentina, Franco Strada. Vediamo se c'è qualche altra domanda, qualche altra cosa interessante. Sì, allora, prima di concludere, poi vado a concludere perché come capirete la voce mi stava passando. Sì, allora, una cosa ho capito di questo assurdo dibattito che c'è in vari ambiti, non soltanto politici, sul neoliberismo e le colpe del neoliberismo. E cioè che le conquiste, più o meno tutte le conquiste che sono state fatte negli ultimi 40-50 anni, forse 60, hanno matrice, diciamo così, neoliberista. Neoliberista l'indipendenza della banca centrale, neoliberista il WTO, neoliberista il Fondo Monetario Internazionale, neoliberista sono naturalmente le privatizzazioni e le liberalizzazioni, neoliberista è la costruzione europea che chiede ai paesi che sono membri dell'Unione Europea di non scassare conti propri, perché scassare conti propri può significare scassare i conti degli altri paesi, come abbiamo visto quando c'è stata per esempio la crisi del debito sovrano partita dalla Grecia e poi ha portato a conseguenze notevoli anche al resto d'Europa. Ecco, questa cosa, questo controllo dei conti nell'ottica, diciamo così, solidale dell'Unione Europea sarebbe neoliberista. Dicevo nella discussione cui ho accennato, e spero si possa fare poi in video con Michele, Giovanni Federico, che ci darebbe un'interessante prospettiva storica e altri, dicevo, se si accetta questa definizione di neoliberismo, allora sì, siamo in un periodo neoliberista, lungo periodo neoliberista.
però bisogna accettare questo, cioè bisogna accettarla come definizione, cioè tutto ciò che è stato fatto, a prescindere che si è fatto e si è avuto un'efficacia, a prescindere dai risultati, a prescindere da, dall'effettivo controllo dei conti pubblici, a prescindere dal deficit, a prescindere dalla spesa per interessi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se si accetta questa definizione, allora sì, siamo in un periodo, un lungo periodo neoliberista. Ma a me hanno insegnato che in realtà il neoliberismo dovrebbe essere altro. Scrivevo qualche tempo fa, qualche settimana fa, su Twitter, che il neoliberismo io lo intendo come razionalismo, come fare scelte razionali e non scelte emotive. Ci sarebbe da dire, ma mi fermo qui. E quindi la banca centrale, l'indipendenza della banca centrale sarebbe espressione di questo neoliberismo. Io ripeto, avrei paura, come scrisse in un saggio molto brillante Davide Riccardo, ci sarebbe da aver paura se il governo della moneta fosse affidato a un governo politico, perché in quel caso è sicuro che sarebbe perseguito, magari anche con intenti positivi, sarebbero perseguiti intenti, diciamo così, che portano i poveri ad essere sempre più poveri, la scarsità di beni ad essere sempre maggiore e così via. Allora, io direi che mi posso fermare qui, perché veramente comincio a essere in affanno. Ho questo raffreddore che non mi lascia da settimane e quindi dopo un po' faccio veramente fatica. Tutti i grandi economisti, sì, anche Keynes ovviamente, mi fidavo di nessuna della moneta troppo libertina. Comunque, va bene, allora, musica neoliberista a manetta, e sia. Ci ascoltiamo adesso i Portishead, i Massive Attack, i Phaser, bravo, bravo Giovanni Arpaglia, vedo che mi segui. Ok. Allora, io vi saluto, vi dico, settimana prossima farò una puntata speciale, salvo che non succeda qualcosa di particolare, però una puntata speciale che sarà un quanto costa. Quanto costa va in onda ogni 15 giorni. Però settimana prossima vorrei fare una cosa un po' diversa. Vorrei fare un debunking su quella stagione, sempre a proposito del discorso che si fa sul neoliberismo, insomma, sta strana bestia che viene evocata continuamente. Vorrei fare un debunking per raccontare che cosa sono stati gli anni delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni. Numeri alla mano, sono una cosa proprio estremamente quantitativa, cioè prenderemo, questo io, Enel, cosa è stato fatto quando è stata venduta una fetta di proprietà di Enel, e vediamo che cosa ha prodotto, sia in termini di incasso che in termini poi di liberalizzazione di quel mercato. Non torno nei banchi in senso pieno, però ogni tanto voglio fare qualche puntata dei banchi. Ripeto, se mi riesce, non dovrebbero esserci problemi. Giovedì prossimo di sera racconterò la stagione delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, partendo dalla famosa vicenda ogni tanto evocata del Britannia, quella roba strana dove si riunivano i nani del nuovo ordine mondiale e per complottare contro la libertà dei popoli. Partiremo da lì e poi vi racconterò che cosa sono state le privatizzazioni in Italia. Bene, io vi saluto, grazie di avermi seguito. Ultima cosa, ricordatevi che è aperta la campagna di tesseramento, andate sul sito di Liberi Oltre e iscrivetevi. Abbiamo bisogno, stiamo preparando tante cose. Grazie e buonasera a tutti. Ciao.